Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Scusate se vedete quella parte lì di muro, però non riesco a registrare con la finestra chiusa, come al solito sono in bagno, quindi questa è un po' la situazione. Quindi portate pazienza, vedete l'inquadratura un po' così, però fa troppo caldo, veramente troppo caldo. Allora, vi volevo far vedere un paio di acquisti e dei regali. Allora, intanto... Ah, niente, mi sono dimenticata lo scontrino, sì, di Tiger. Va bene, allora, ah no, eccolo qua. Sono stata da Tiger a Lonato del Garda, sotto Brescia, per chi è in zona. Ho preso un'altra bottiglietta perché l'ultima che ho preso da Primark ancora si è rotta. Io non riesco a capire, perde acqua dappertutto. Fatemi sapere voi se avete una bottiglietta da consigliarmi che sia fatta bene. Adesso eviterò di mettere in lavastoviglie, anche se qua dice che si può mettere in lavastoviglie fino a 70 gradi. A questo punto evito perché sono stufa ogni 3x2 di dover comprare bottigliette così. Questa l'ho pagata 3 euro, c'erano di altri colori ma mi piaceva questo color fragola. Poi a 3 euro ho preso questa sottospecie di borsetta dove mettere dentro telefono, soldini e nasconderla sotto alle maglie, perché quest'anno saremo su e giù dai treni, quindi insomma vorrei anche arrivare con i soldi in vacanza, e ecco, ho trovato questa. Poi nello scaffale di tutto a 1 euro ho trovato questo qui, che di solito io porto sempre in vacanza, è un contenitore che piegate e riaprite, dove dentro ci potete mettere di tutto veramente e avete tutto a portata di mano. L'avevo comprato anche 2 anni fa, mi sono trovata benissimo, l'avevo portato con me e ne ho preso un altro, anche perché era lì a 1 euro contro i 3 euro, quindi insomma valeva la pena. E sempre a 1 euro ho preso anche questi due contenitori qua. Questo qua è piccolino con le labbra, mentre questo qui è un po' più grande, sempre a 1 euro, con i rossetti, che sono molto comodi da portarsi anche in vacanza se volete mettere dentro un po' di frutta secca, dei pomodorini, qualcosa, e comunque occupano poco posto. E poi ragazzi, ho trovato una cosa super carina, nel senso che carina come idea, la carta igienica portatile da viaggio, ragazze. Questa costa 2 euro e guardate, praticamente qua dicono che sarebbe l'equivalente di un rotolo normale, solo che essendo che è fatto per il lungo è più sottile, però la quantità è uguale, almeno così dicono. Poi chissà, però anche da portare in borsa, da tenere sempre in borsa, non è una brutta idea. Anzi, vi ho detto 2 euro, invece era 1 euro. Eccola qua. Poi sono stata da Decathlon, ho comprato un accappatoio microfibra piccolino, sapete quelli che potete arrotolarli, metterli in valigia, perché ripeto, appunto quest'anno non c'è la comodità della macchina da portarsi l'inverosimile, quindi devo proprio centellinare le cose, però io non riesco a stare senza accappatoio, cioè per quanto poi hanno gli asciugamanoni, gli alberghi, così io adoro avvolgermi nell'accappatoio dopo la doccia e stare lì anche a letto ad asciugarmi con questo accappatoio addosso guardando la TV poi in vacanza, vero? E l'ho presa a 9,99, c'era solo blu, fa lo stesso. E poi a 15 euro abbiamo preso questo kit qua con pinne e maschera, perché io di solito faccio snorkeling, non sappiamo se dove andiamo quest'anno c'è la possibilità di farlo. Le mie pinne della Mares si sono disintegrate praticamente, non so se qualcuno ha consiglio di, invece se sa consigli da darmi, se sapete come funzionano le pinne, il mantenimento delle pinne, fatemelo sapere, perché ne avevo due della Mares che ho visto da Decathlon a 40 euro, dai 30 ai 40 euro, quindi comunque una cifra importante. Mi si sono disintegrate tutte e due. È vero che hanno una vita, perché comunque le usavo quando andavo in Sardegna, le avevo prese ancora da piccola e ho continuato poi ad usarle, però insomma 40 euro sono veramente tante, e con 15 euro abbiamo risolto maschera, boccaglio e la pinna. La pinna non è lunga, è quella corta, infatti questo è non è per l'intermedio, è per il principiante. La pinna speriamo che funzioni abbastanza bene, perché io sono abituata con quelle lunghe, però ripeto, non sappiamo se dove andiamo c'è la possibilità di fare snorkeling, quindi non volevamo investire tanti soldi per niente, per poi magari insomma non utilizzarlo, ecco. Poi sono stata da Wycon perché mi avete detto, ho visto tanti video, me l'avete detto che le salviette struccanti sono una bomba di Wycon. Allora ho detto vabbè, le compro e le porto via.
Ho preso queste qui, rosa 2,90 euro, sono bifasico, salviette struccanti appunto bifasiche per rimuovere il trucco waterproof, viso, occhi e labbra. Costicchia un po' perché 2,90 dentro ce ne sono 20, sapete che io le compro a volte anche a meno e comunque anche quelle della Sien sono buone e non costano tanto, però ormai ho una testa grande così di queste salviette di Wycon, dentro entro e le compro. Non mi è piaciuta tanto la commessa, come si è comportata, ma d'altra parte penso che le commesse siano tutte un po' così. Perché arrivo alla cassa solo con le salviette e mi fa: no, non puoi prendere solo le salviette, prendi qualcos'altro. Gli faccio come? Gli ho detto: non posso, scusi. Cioè, se vuole, gli ho detto gliele compro, se no è lo stesso, voglio dire. Non ho capito. Ma ci sono altre cose in offerta, compra dell'altro. Ho detto: allora, se mi fa pagare solo le salviette, le pago e vado via, altrimenti le lascio qua e buonanotte. Non ho parole. Mi vedo un sacco di distacco tra la faccia e il collo, però ragazzi, veramente uso il solito fondotinta. Secondo me sono accaldata perché ho fatto la strada a piedi e sono tutta sudata, come si può notare, non vedo l'ora di lavarmi la faccia. Poi invece vi faccio vedere un regalo, questo qui, una mamma. Dove lavoro con i bambini, mi ha regalato, anzi, due mamme si sono messe insieme, mi hanno regalato questo profumatore qua per ambienti della linea, non saprei, è uno, non lo so, è fatto in Germania, Essential by Ipuro Duftrome, Trome, non lo so, Ipuro Flower, quindi non, boh, comunque ecco. Sapete che mi piacciono questi coccosini da tenere qua negli ambienti per profumare un po'. Me lo metterò via e lo aprirò verso settembre-ottobre perché adesso con le finestre aperte così è un po' uno spreco. Poi parto, quindi lo aprirò verso settembre. Mentre ragazze ho fatto un ordine su Vita 33. Praticamente Vita 33 è una sottospecie di Ecoverde, Bio Vegan Shop, eccetera, eccetera, dove hanno però dei marchi un po' magari difficili da trovare. Ed è praticamente, io non lo sapevo, è la stessa cosa di Makilaya, Maki Beauty, fa parte dello stesso gruppo, solo che appunto Maki Beauty ha i trucchi, Vita 33 ha dell'altro, però anche qua si può pagare per bonifico, quindi mi sono trovata bene le spese di spedizione, vediamo, le spese di spedizione non le ho pagate, no, le ho pagate. Le ho pagate 4,12 euro, quindi comunque non tantissime perché Maki Beauty le fa pagare di più, mi pare intorno ai sui 6 euro se non sbaglio. Ma in più avevo dei coupon, quindi comunque mi sono venute a costare 3 euro, quindi una stupidata. Ho ordinato della Natura Siberica sapone nero nordico detox. È questo bussolotto qua che l'ho già usato, non mi è dispiaciuto, devo dire. La profumazione è fantastica. Questo è il contenitore, molto carino per quello il pack. Questo è il sapone duro, sa tipo da detersivo, quello per la lavatrice, quello sapete in tubo quando andate in vacanza, no? Quei detersivi in tubo, ha la stessa profumazione e c'è la sua spugnetta perché va inumidita, prelevato e spalmato. Questo costava un bel po', però durerà anche un bel po', spero. L'ho pagato 16,90 euro, cioè complimenti. Poi ho preso Alba Botanica perché ero convinta fosse il marchio che mi aveva portato almeno 4-5 anni fa il mio compagno dall'America. Invece ho guardato e non è quello. Io ero tutta contenta di aver fatto un ordine prendendo cose che mi aveva comprato lui in America. Invece ho sbagliato, ho cannato totalmente perché quello che mi aveva portato lui, che ho amato, amato, non sono più riuscita a ricomprare perché in Italia non c'è. Sembra che abbia aperto adesso Boots a Milano perché appunto fa parte del Boots ed è organic, non è no, non è Botanics, scusate. Questo è Alba Botanica, invece quello là era solo Botanics, quindi mi sono confusa. Comunque ho preso la linea alla ananas ed enzima. Questo qui è un detergente viso a 9,95 euro. E poi ho preso una maschera in tessuto hawaiana detox con Volcanic Clay Anti-Pollution a 3,99 euro. Vi farò sapere. Ci sono rimasta un po' male quando poi. Infatti, è arrivato con questo pack diverso. Ho detto: boh, hanno cambiato il pack. C'è qualcosa che non va. Quando poi ho visto che ho cannato io in pieno, ragazzi, è stato un po'. Ci sono rimasta. Ecco. Comunque, vabbè. E niente, ho provato a guardare ieri tutto il giorno di poter ordinare Boots. Però niente, cioè, non sono riuscita. Andrò magari a Milano
in giornata quest'estate, quando avrò tempo, così e farò un giro perché mi ero trovata benissimo, veramente, specialmente con il tonico e quello per rimuovere il trucco negli occhi, era una bomba. Basta, ragazze, questo è quanto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.